Ciao a tutti, oggi gita milanese, sono passato a trovare l'amico Pietro Pellizzari di Wikire e Wikicasa. Ciao Pietro, come stai? Tutto bene, ciao Gerardo e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, questo Wikicasa, progetto dedicato agli agenti immobiliari, ma secondo te Pietro, gli agenti immobiliari l'hanno capito? Beh, io lo spero davvero tanto, visto che ormai è un anno e mezzo che siamo partiti. Il nostro claim si può vedere sullo sfondo: agenti immobiliari insieme più forti sul web. Questo è il nostro obiettivo: unire la categoria degli agenti immobiliari professionisti in un unico progetto online che possa dare business alla categoria, sfruttando il web come un'opportunità anziché una minaccia. Questo è il motivo per cui è nato il nostro progetto. Le agenzie sono soddisfatte del nostro servizio, ovviamente siamo una startup e continuiamo a crescere, quindi credo che gli agenti immobiliari pian piano lo stiano capendo. Bene. Senti, allora, quali sono, per semplificare, tre punti distintivi rispetto agli altri portali? Allora, in primis direi che il nostro è un portale che nasce come portale esclusivo per inserzioni di agenti immobiliari professionisti. Quindi questo è il primo differenziale rispetto agli altri portali. Accettiamo solo informazioni provenienti da agenti immobiliari abilitati, questo perché vogliamo dare anche a chi cerca un annuncio online, a chi cerca un immobile online, maggior garanzia, trasparenza, affidabilità dei dati che va a consultare. Quindi questa è la prima differenza. La seconda differenza è che il nostro revenue model è differente, è diverso rispetto a quelli degli altri portali. Adottiamo un modello stile americano, un modello freemium. Ossia, le agenzie possono inserire annunci limitati sul nostro portale Wikicasa, gratuitamente senza un periodo di prova. Il mio obiettivo sarebbe tenerlo gratuito, per sempre, non posso garantirvelo, Come però Facebook. questo è il mio impegno, cercherò di fare questo. Quindi la seconda differenza è che tutte le agenzie possono inserire i loro annunci gratuitamente. Perché noi crediamo che ci sia un valore nei contenuti. Il portale è un contenitore, e il valore di un portale sta anche nei contenuti che può offrire. E quindi noi puntiamo molto alla qualità, ve l'ho detto prima, solo annunci di agenti immobiliari, ma anche alla quantità. Quindi invito tutte le agenzie ovviamente a caricare i propri annunci su wikicasa.it. Ovviamente gratuitamente all'inizio c'è la modalità free e poi c'è una modalità premium che consente di avere ovviamente molte più richieste specifiche, molte più telefonate, perché ovviamente c'è una visibilità diversa per gli utenti per le agenzie che credono nel nostro progetto e quindi decidono di investire. Il terzo differenziale, Sì, scusami no, Gerardo, è che l'abbiamo detto fin dall'inizio, il nostro è il portale degli agenti, non soltanto perché le inserzioni sono quelle degli agenti, ma perché vogliamo dare la possibilità alle agenzie di diventare anche proprietarie della società che gestisce il portale stesso e quindi anche del portale. Tramite un aumento di capitale, vi avevo parlato in passato del crowdfunding, ecco, questo è ancora nei nostri piani e questa è una cosa molto importante secondo non ti piace parlare, me. vero? No, No, è vero, un po' timido. è un timido, è un timido. Senti Pietro, riguardo alla, diciamo, modalità premium, in soldoni, quanto costa e chi la utilizza, che vantaggi concreti porta a casa? Certo, allora il costo varia in base alla località dell'agenzia, ovviamente i prezzi di Milano sono diversi rispetto ai prezzi di Caltanissetta, quindi la prima discriminante è la zona geografica e il secondo discriminante è anche il numero di annunci che l'agenzia vuole promuovere online. Un prezzo medio, dobbiamo fare un medione, posso dirvi che mediamente i nostri contratti premium sono da 500 euro, 600 euro, questo è un prezzo medio nazionale. Diciamo che non c'è un prezzo fisso perché quello che ci dà l'agenzia, noi lo reinvestiamo al 100% in visibilità con delle campagne dinamiche ad hoc, tailor made si dice in inglese, fatte su misura per l'agenzia. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere gli annunci di quell'agenzia, attiviamo delle campagne AdWords, attiviamo delle campagne su Facebook, sui social network, andiamo a promuovere quegli annunci sugli aggregatori, quindi alcuni di voi li conoscono, Trovit, Mitula, Immovimento, Neurone, Storia. Abbiamo partnership con altri portali. Quindi gli utenti che sono premium da noi hanno visibilità anche su altri siti, ve ne cito due, bacheca.it o trovacasa.net. Quindi cosa accade? Le agenzie che decidono di investire ovviamente hanno una visibilità che mediamente dalle ultime statistiche dovrebbe essere circa 15-20 volte, tra le 15 e 20 volte rispetto a un'utenza free, e ovviamente dà visibilità, ma non visibilità di questo. Il vantaggio nostro è che facciamo qualcosa di specifico per l'agenzia e andiamo a promuovere in maniera mirata i suoi immobili dove le persone online cercano casa, su Google, sugli aggregatori, sugli altri portali, facciamo campagne anche di retargeting se qualcuno sa
di cosa si tratta, quindi andiamo a seguire gli utenti che cercano casa per proporre l'inserzione dei nostri inserzionisti premium. Senti, a chi ti dice che diciamo il portale poi degli agenti e degli immobili Gabetti e Remax, cosa rispondi? Avete un po' di indipendenti anche? Allora, non è un segreto, i primi a credere nel nostro progetto sono state alcune reti, tra cui quelle che hai citato te, sicuramente il gruppo Gabetti, che poi comprende anche Professione Casa Grimaldi, e anche Remax. Abbiamo poi un accordo nazionale con FIMA, ma io semplicemente rispondo così, non c'è nulla di segreto. Andate sul sito wikicasa.it, verificate quante agenzie abbiamo, ne abbiamo circa 6.000, le agenzie che fanno parte di gruppi non superano le 1.000, quindi ormai gli indipendenti sono quelli che comandano, e questo è il nostro target. Noi vogliamo portare tutte le agenzie, ben vengano le agenzie Tecnocasa, Toscano, tutte le agenzie che vogliono aderire al progetto, sono ben accette, e il nostro obiettivo è raccogliere tutti i professionisti, a prescindere dal marchio di appartenenza, a prescindere dall'associazione di categoria. Vogliamo metterli in un unico portale per dare un servizio migliore a loro, che ovviamente devono usare il web per vendere, ma anche al cliente che va online e vuole consultare le offerte dei professionisti dell'immobiliare. Cosa suggeriamo come percorso iniziale all'agente immobiliare che vuole accostarsi al mondo Wikire e Wikicasa? Qual è il primo passaggio? L'ho detto prima, la nostra piattaforma è freemium, quindi la prima cosa che non costa nulla è iscriversi, registrarsi, utilizzarla e testarla con mano. Abbiamo parlato del portale wikicasa.it, che già oggi è il principale portale in Italia riservato alle stazioni di agenti immobiliari. Per numero di immobili, numero di agenzie e traffico generato, nel 2016 abbiamo fatto più di 3 milioni di visitatori unici. Quindi intanto il primo step è quello. Abbiamo anche l'MLS di Wikire, cosa molto importante, anche quello è gratuito. Quindi un'altra opportunità, non soltanto la promozione online, ma anche la possibilità di collaborare con i colleghi agenti. E qui una piattaforma MLS Wikire a disposizione delle agenzie. Lo primo step è avvicinarsi, testarlo, verificarlo. E quindi entrare un po' più nel progetto. E poi ovviamente quello che consiglio a ogni imprenditore è quello di fare i conti con la sua strategia marketing. Oggi essere sul web è fondamentale, ma essere sul web non è un valore aggiunto, ci sono già tutti, no? Sui portali ci sono più o meno tutte le agenzie. Il valore aggiunto lo si crea facendo gli investimenti mirati e andando anche a controllare la resa di quegli investimenti. Poche agenzie controllano quanto gli costa un portale e quanto gli genera in termini di costo per lead, costo per contatto. Ecco, io faccio una sfida a chi ci sta ascoltando: testate anche la modalità premium, verificate quanto vi genera e verificate poi il vostro costo per lead, il costo per contatto. Sono sicuro che troverete dei dati molto molto interessanti, per un semplice motivo: noi stiamo crescendo tanto e investiamo di più di quello che le agenzie investono da noi, quindi c'è un effetto leva tale per cui i risultati che stiamo dando sono davvero eccellenti. Bene, grazie Pietro, grande sfida, in bocca al lupo. Crepi. Adesso prima di riprendere il treno mi faccio offrire il caffè. Assolutamente, assolutamente. Okay. Come minimo, sì, saluto a tutti e buon lavoro.